C'è una parte del mondo sportivo che ha difficoltà a ricominciare, ne parliamo con Stefano Tallia in diretta da Piazza Castello a Torino. Sì, buonasera da Piazza Castello, proprio così. Ieri vi abbiamo raccontato delle palestre che hanno riaperto, ripreso la loro attività, di alcune piscine anche, ma non per tutto lo sport è così. In particolare ha difficoltà lo sport di base ed è con noi per parlarne Patrizia Alfano, presidente regionale della WISP. È proprio di oggi la lettera scritta da 30 gestori di piscine che dicono: noi non apriamo oggi. Perché? Quali sono i problemi che ci sono ancora aperti? Sì, il decreto della regione che sanciva la possibilità di aprire il 25 maggio è arrivato appunto il venerdì e da venerdì noi ci siamo attivati per poter aprire gli impianti. Abbiamo bisogno di tempo perché comunque dobbiamo sanificare, dobbiamo predisporre tutto un programma di attività per gli ingressi diverso. Dobbiamo anche in alcuni casi, alcuni di questi gestori, quasi tutti, devono trovare anche la liquidità per poter affrontare. Perché parliamo di società, diciamo così, di associazioni sportive, non di società private, quindi anche c'è un problema di disponibilità di capitali. Quali sono le vostre richieste da questo punto di vista? Esatto, questo è un mondo che lavora prevalentemente in impianti pubblici in concessione, quindi impianti comunali, che paga gli affitti, le utenze ai comuni, che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in questi impianti e che propone quote accessibili a tutti, perché siamo associazioni senza scopo di lucro il cui obiettivo è il pareggio. Ecco, un mondo che attorno al quale ruotano circa 10.000 persone, 10.000 lavoratori, che però ha anche un'importante funzione sociale, perché molte volte queste strutture si innestano nei quartieri più delicati, no? Sì, diciamo che la funzione sociale è la diffusione capillare, non solo le piscine in questo senso, ma anche l'attività nelle palestre, è una diffusione in tutto il territorio per tutti i cittadini di tutte le età, per tutte le discipline sportive. Quello che forse molti non sanno è che tutto questo mondo, che è il mondo dell'associazionismo di base, degli enti di promozione sportiva, comprende tutti gli sport, c'è l'attività motoria per gli anziani, per i bambini, la ginnastica. Ecco, ma qual è la richiesta fondamentale che voi fate alle istituzioni? La richiesta che noi facciamo è di avere delle certezze, perché adesso noi, anche in mancanza di certezze, stiamo facendo enormi sacrifici per riaprire, perché crediamo nella ripresa, vogliamo contribuire alla ripresa e perché vogliamo offrire a tutti i cittadini, perché è nella nostra vocazione, la possibilità di fare sport. Quindi certezza anche sull'applicazione dei protocolli. Noi ringraziamo Patrizia Alfano, presidente regionale della WISP, per aver accolto il nostro invito. E da Piazza Castello è tutto. A te, Gabriele.